Ciao Danilo! Buongiorno, ciao! Come stai? Siamo arrivati, ce l'abbiamo fatta! Ciao Dado! Oh, eccoti! Come stai? Benissimo! Bene! Eravamo già arrivati avanti! Ciao bello! Porco can se pesa! Oh, 10 giorni fa pesavi di meno, eh? Hai mangiato tanto? Sì! Dopo 10 giorni ci siamo ritrovati! Cioè 10 giorni erano passati? Sì! Adesso stiamo andando in un ristorante, non ricordo il nome, qui sulla destra. Vediamo se ci danno da mangiare. Siamo un po' non sappiamo neanche se è aperto, quindi ci informiamo. Luna, dai. Ma per gli spagnoli, Sì, sai. Siamo in anticipo. Ciao, hai salato solo. Venga, saluta. Ma allora, abbiamo trovato questo Rincon della Tapa. E dove ci troviamo? Frisco Sis Mariscos. Non lo so. Dove prego. Dove ci troviamo? Non lo so. Dove siamo? Dove chi siamo? Siamo? Siamo in compagnia. Questa è una cosa importante. Siamo in compagnia. Roberto, Rita e Dadino. E più in compagnia di così è la cosa che aspettavamo e che cercavamo. Poi, allora, Mauro, abbiamo preso 1 litro di vino bianco ghiacciato e 5 piatti misti di carne e pesce. Basterà un litro di... Se non basta ordiniamo il secondo. Cin cin, vieni avanti, vieni avanti, tutti con il sorriso. Abbiamo un piattino di maiale arrosto alla plancia, Dani. E poi abbiamo del pesce fritto. Pesce fritto. Va benissimo. Andiamo a mangiare. Allora, abbiamo mangiato tutto quanto, è rimasta solo un po' di carne, ma perché era asciutta. Tutti i pesciolini fritti, triglie e altri vari pesciolini. Abbiamo fatto fuori tutto. Ha mandato via un pullman di tedeschi che non c'era. Va bene, Betty. Non c'è più nulla. Va bene, Betty. Ottimo. Ok. Arrivo, Dado. Questi qua in Spagna. Che disegno vuoi farmi vedere? Questo è un disegno che ha fatto mamma. Ah, mamma, ma che brava. Porca miseria. Bravissima. Ma come si chiama questo supereroe? Metal Cooler. Metal Cooler, c'è anche a coda qui. Io dipingevo da giovane, sì. Era una gentilezza tra amici. Ma questa è cannonata. Bevono i ragazzi. Acqua di filuferro. Buongiorno a tutti, questa mattina sveglia in un posto magico. Siamo al mare, alla spiaggia di Almayate, un posto davvero davvero bello. C'è un'area sosta camper, un parcheggio libero, molto tranquillo, a un passo dalla spiaggia abbiamo un maneggio alle spalle. E qui ci sono i nostri campi, i nostri e anche altri. Siamo sempre noi e i camperado. Davide ha appena finito di studiare e andiamo un po' a giocare con lui prima di riprendere a studiare e a lavorare anch'io. Allora, Dado. Buongiorno. Buongiorno a te. Cosa facciamo oggi? Io sto craftando, metti proprio la scritta, craftando. È impegnatissimo nel preparare il suo gioco preferito. Sì. Mauretto, sì, che gioca a racchettoni in spiaggia il 19 di novembre con Dado. Io ho la racchetta scura. Che racchetta hai? Una racchetta scura. 3, 2, 1, via!
Vai, Dado! Ecco Mauro in fase preparazione pranzo. Che classe! Figata, Mauro! Che classe! Salsicce stanno sbruciacchiando molto bene. Quasi pronti per... Arrivano! Pannelli solari in funzione. E stanno ricaricando le batterie e la batteria esterna che abbiamo, così per stasera abbiamo computer e tutto super carico per lavorare, per editare i video, eccetera eccetera. E adesso ritorno in spiaggia. Allora ragazzi, com'è andata la giornata? Guarda, metti. Non abbiamo fatto un ma proprio niente di ma niente. Oggi la giornata dove abbiamo fatto un proprio. Abbiamo mangiato, preso il sole e dormito. E basta. Vabbè, giornata così, impegnativa. Molto impegnativa. Eccolo anche qua, guardalo, chi è arrivato? C'è anche Dado. C'è anche Dado, qui. Saluta. E il nostro camper è proprio qui, attaccato alla spiaggia. Eccolo là. E beh, che dire, altra faticosa giornata di spiaggia e di mare e di sole. Però raccontiamo cosa ci è successo ieri sera. Ieri sera, quando eravamo piacevolmente fuori a cenare sotto il tendone con i nostri amici, a un certo punto è venuta a mancare completamente la corrente, nel senso che la nostra batteria dei servizi del camper è morta. Finita. Morta, finita, non si è più resuscitata. Quindi questa mattina siamo dovuti arrivare in città, Torre del Mar, Vélez, vicino a Malaga, cercare una rivendita di batterie, trovare la batteria idonea, cambiarla, comprarla, darla qui. Betty mi dice, ma perché non l'hai ripresa? Perché in quel momento avevo altro a cui pensare. Mi dispiace perché magari potrebbe essere interessante per quanti di voi vedono questi video, poter capire, vedere che cosa succede, non è tutto rose e fiori quello che c'è fuori. Comunque abbiamo sistemato tutto, adesso ce ne andiamo. Abbiamo lavorato anche un po' editato, un po' risposto alle mail, adesso ce ne andiamo in spiaggia. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high. Chiedevo dove fosse Mauro, perché è già ora di stappare la prima birra, anzi siamo in ritardo, è mezzogiorno e un quarto. Sì, e in genere la prima si stappa alle 11. È andato a mare Mauro. Condato. Mauro! Quindi? Patatine. Già pronte le patatine per bersi
Una birra? Una birretta. Io lo sto accompagnando nella retta via, Mauro. Tutte. Vero, Mauro? Non ha bisogno di mai essere portato nella giusta o cattiva strada. Giusta o cattiva strada. Anzi. Come siamo messi? Presina? Pronta la pappa? Grazie. Presina, metti. Vado? Eccola. Vado, e voilà. Vieni, vieni, pappa pronta. Dai, Dado, scendi. Vieni, Dado. Vola il pangrattato. Vola un po' il pangrattato. Mi sta piacendo, ma non male. Non mi piace, un gusto troppo forte. Non ti forte. Piace? Troppo forte, perché se c'è la ciuga. Normalmente è brutta. Normalmente brutta. Però col parmigiano. Buona. Buon appetito a tutti. Per fortuna che mangiamo poco assieme, perché sennò io sarei molto più grasso di quello che, vai, che sono. Quindi Mauro, possiamo dire che mangiamo molto, questa è la verità, però almeno ci conteniamo nel bere. Insomma, una bottiglia è già andata. Le melanzane sono state fatte da Rita, guardate che roba, guardate che spettacolo queste melanzane. E le polpettine invece fatte dalla Betty. Wow, polpettine. La gioia di Dado. Per la gioia di Dado. Dado, una tira all'altra. Sono mini polpettine. Mini polpettine. Ne puoi prendere anche più di una, non è che. Certo, come tutte le belle cose hanno una fine, ebbene sì, dobbiamo partire, dobbiamo lasciare la piacevole compagnia di Roberto, Rita e Dadino. Dado, Rita, dove sei? Buongiorno. Ciao, ciao bellissima, buongiorno. Eccoti. Come ti avevo promesso, questo è il vino, te lo assaggi. Grazie. Alla nostra salute. Non l'abbiamo bevuto insieme. Non importa. Ciao. Ciao, bevete, Dadina. Lo bevete voi. Alla prossima. Ciao, ciao Betty. Mauro, vieni. Ciao. Speriamo prestissimo. Sì, dai. Grazie e mille. E pensate a noi vi quando pensiamo. Ve lo bevete. Ciao, bello. Eccolo, Roby. Eccolo, Roby. Anche Dado. Ce ne andiamo, è ora. Sui gradini, sui gradini. Sui gradini, sui gradini. Metti, vieni. Oh, bacioni. Purtroppo ogni tanto dobbiamo anche. Ci tocca. Ci si allontana e poi ci si rincontra. Infatti, ci troviamo tra un po'. Saluto di gruppo. Abbraccio di gruppo. Cade. Abbraccio di gruppo, non perdere. Volentieri, fateci sapere quando partite. Andiamo a salutare i ragazzi e Didier che poi. Dai, divertitevi. Anche voi, scrivete. Buon Portogallo. Sì, volentierissimo. Voi vi fermate qua ancora 4-5 giorni. Sì, è un parrucchiere nato, Dado. Non mi piace rastrellare i capelli. Rastrellare? Si chiamava pettinare un tempo. Sì, un tempo sì. Ma è spazio. Se sei vecchio devi evolverti, oggi si dice rastrellare. Vai. Tutto. Thank you. E buona vacanza. You. Thank buona vacanza. Grazie. Pleuro. Oh, don't cry, please. Ringraziamo una bella persona, è giusto ogni tanto che nei nostri video compaiono anche delle persone che meritano. Persone che si incontra a fare i viaggiatori. Viaggiando per il mondo si incontrano anche tante bravissime persone. Massimo è uno di questi. Grazie. È un italiano che ormai risiede in Francia, è un nostro quasi connazionale perché è di Sanremo, nato a Sanremo, la città dei fiori, delle canzoni e dei fiori. Adesso però vivi a Toulouse. Quindi. E sto bene a Toulouse e ho incontrato Mauro e Betty, che sono proprio incantato di incontrarle. Buona gente con un cuore grandissimo. È molto incantato anche noi, perché Massimo è veramente un'altra persona con un grande cuore. E di questo ti ringraziamo. Grazie. Un abbraccio, dai. Ciao. Grazie.
Grazie a te. E buona vita a te. E anche a voi due. Buona vita e sempre in forma. E non bisticciatevi. Non bisticciate. Ma, no, litighiamo sempre. Litighiamo noi, sempre, ma per noi è normale litigare. Se non litighiamo più mi preoccupo. Buon viaggio, statemi bene di cuore, di salute. E speriamo, di tutto. Dai, speriamo, tutto bene. Grazie. E ci vediamo, ci sentiamo. Il mondo è piccolo, è grande, sì, sì, ma è piccolo. Ci ritroveremo. Sì, okay, sicuro. Bye. Buongiorno. Ripartiti. Abbiamo salutato gli amici. Roberto, Rita, Dado, Massimo, Didier, tutto il resto del gruppo che abbiamo incontrato in questa sosta di 3-4 giorni in riva al mare ad Almaiate. Ci siamo rilassati in questo posto molto bello, in compagnia di bellissime persone. Adesso riprendiamo il nostro tragitto. Per strada cercheremo di risolvere gli altri piccoli problemini che capitano sempre quando si è in viaggio. Comunque ormai è un mese che siamo fuori, sì, che siamo in viaggio. Quasi un mese. E dobbiamo dire che siamo sempre felici di viaggiare, perché quando si viaggia si hanno la possibilità di fare delle scoperte, di conoscere delle persone e di fare delle esperienze quasi sempre positive. Almeno, probabilmente siamo fortunati, quasi sempre positive. Adesso riprendiamo il viaggio, ci aspetta? Ora direzione Malaga e Torremolinos. Ora ci aspetta la pappa però. Ah, ci aspetta la pappa perché abbiamo fame. Siamo in un parcheggio in riva al mar, guardatelo. Su una scogliera. E mangiamo qui prima di ripartire, abbiamo solo una quarantina di chilometri per arrivare a Torremolinos, non molti. E siamo arrivati a Malaga. Ora andiamo a cercarci un parcheggio, probabilmente un po' fuori dalla città perché non è facile parcheggiare all'interno, e poi ci torneremo domani in bici magari. Oggi, se riusciamo a goderci ancora qualche raggio di sole, andare in spiaggia a farci magari anche un bagnetto, perché no? Siamo sulla spiaggia di Torremolinos. Abbiamo appena passato Malaga. Ora stanotte dormiamo qua, proprio parcheggio fronte spiaggia. E poi domani però vi avvicineremo. E domani andiamo a farci una giornata a Malaga, sì. Siamo sulla spiaggia di Rifa.